Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Irai che ne ho sarà. Alleluia. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo, alleluia, adoriamo, adoriamo, e adoriamo Padre, alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, santo, santo, santo. Gesù è qua, cercalo. Alleluia. Alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Glorifica il nome del Signore. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.
Alleluia. Vedo un canto. Vedo un canto. Fondata sulla roccia, in età essere smossa, roccia che Gesù, il Re, il Signore dei Signori. Allora di chi io temerò, e mio confiderò. Allora di chi io niente. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Accomodatevi. Preghiamo, noi dobbiamo, prima di venire al culto, pregate per ricevere la parola, per ricevere l'indirizzo di Dio, che il Signore possa rispondere ai nostri bisogni. Il momento del culto è un momento dove il Signore interagisce con noi e interviene nei nostri problemi, nei nostri dubbi, perplessità, interviene nello spirito, ci risponde nello spirito e l'anima subito inizia a saziarsi. È un momento importante, è un momento che lo spirito del presente secolo odia, è in odio. In odio al diavolo, in odio agli spiriti immondi. Questo momento è in odio. L'ubbidienza, il culto. Quindi tu devi sapere chi è che mette questa cosa contro il culto, non venire, non andiamo, che andiamo a fare, sto a casa. Non è lo spirito di Dio, non è lo spirito di Dio. E l'altro spirito che vuole prendere possesso delle anime per governarle. Lode Gesù Cristo. È la parola che ci rende liberi. Gesù, solo Lui ci può rendere liberi, perché Egli ci dà qualcosa che è al di là quello che noi possiamo, che nessun uomo può neanche pensare. Lode Gesù Cristo. Capitolo 2 di Colossesi, versetto 4.
anzi versetto 1, l'Apostolo Paolo scrive ai Colossesi, scrive ai fratelli, lo Spirito Santo, questa scrittura ci è stata tramandata perché lo Spirito di Dio ha parlato attraverso questi uomini mandati da Dio. E Dio usa questo metodo. Da Gesù in poi usa questo modo di rapportarsi con noi. Quindi, quando sentite qualcuno non dare ascolto agli uomini con lo spirito del mondo, ma chi è mandato da Dio porta il messaggio di Dio, porta la parola di Dio e fa parte, perché i ministeri sono i sensi di Dio su questa terra. Per i ministeri sono sono come i sensi, il tatto. Dio opera in questa maniera. Se no, se queste persone dovessero avere ragione, cioè quelli che non amano il mandato, non dovrebbero neanche leggere le scritture, perché comunque sono state scritte da uomo. Quando sentite qualcuno non seguire l'uomo, non dovrebbe neanche leggere le scritture. Non dovrebbe, per essere coerente al suo pensiero. Ma siccome l'empio, l'empietà, è confuso, vive in una confusione estemporanea, ma lo Spirito Santo non può essere imbrogliato. E dice che la verità ce l'ha attesta. Noi conosciamo la verità e lo Spirito stesso ce lo attesta, che è in mezzo a noi. Lo Spirito di Dio ci attesta che queste cose sono vere. Sai cosa ci attesta che quello che stiamo dicendo è vero? Lo Spirito Santo che è in mezzo a noi ce lo attesta. Vediamo che dice. Perché è una lettera che ha un valore ancora oggi. È lo Spirito di Dio che parla. Uomini mossi dallo Spirito di Dio. Voglio farvi sapere che io sono impegnato in una dura lotta per voi, per quelli di Laodicea e per tutti i nostri fratelli che non mi conoscono di persona. Voglio che tutti voi siate consolati e uniti nell'amore e possiate avanzare verso la ricchezza della piena intelligenza. Così potrete entrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, che è Cristo. In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. In Cristo. In Cristo significa che Egli si rivela quando noi viviamo il suo indirizzo. La rivelazione
La rivelazione e gli apostoli pieni di rivelazione, perché nella loro vita hanno vissuto il ministero. Cioè, ci hanno così creduta la parola che lo Spirito di Dio è usato di loro per trasmetterci anche le scritture. Poi ci sta dicendo in questo capitolo 2 che versetto 2 dice: voglio che tutti voi siate consolati e uniti nell'amore affinché possiate avanzare verso la ricchezza della piena intelligenza. Guarda cosa avviene. Noi vogliamo considerare, perché in questo capitolo l'Apostolo Paolo parla dei falsi dottori, parla dell'impietà, parla del peccato. Dov'è che cerca di vincere? Ecco, noi possiamo trovare come l'empio cerca di vincere l'anima nostra. Le sue tecniche sottili nel prendere possesso delle anime. Non è che te lo comunica con una pecca. Sta arrivando. Sai dove ti scollega? Qua lo dice. Nell'amore. In quale amore? Poi dice, abbiamo letto questi pochi versetti, in Cristo. C'è Cristo. Nell'amore di Cristo. E l'amore di Cristo noi lo condividiamo nel corpo di Cristo. L'amore di Dio, sai dove si può manifestare? E dove viene attuato primariamente in mezzo a noi. Quell'amore che poi è verso coloro che sono sulla via della salvezza deve essere prima vissuto in mezzo a noi. Ci sta dicendo che la Chiesa è qualcosa di sovrannaturale, Dio ci chiama a viverla. Per essere sovrannaturale e trasmettere il sovrannaturale di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Signore, libera la mente, liberaci da ogni pensiero negativo, perdona i nostri peccati nel nome di Gesù Cristo. Ti ho pregato per questo, perché è l'impedimento ad intendere le cose di Dio non è una questione di intelligenza umana, dice, è l'intelligenza del cuore nel rapporto con Lui. Una persona intelligente, dice uno, lo dice la Bibbia, è uno che sa fuggire il male e sa cercare le cose di Dio. A me piace se qualcuno dice: un pastore intelligente. Non perché io sono più sapiente degli altri. Cioè, significa che cerco le cose di Dio. Io so cosa significa, il significato è questo. Essere intelligenti è cercare le cose di Dio e fuggire il male. Fuggi il male e cerca le cose del Signore. È una persona intelligente. L'Apostolo Paolo ci sta dicendo che noi cresciamo, veniamo consolati nel corpo di Cristo. Tu hai bisogno di consolazione. A volte no, quando arrivi dal mondo che cosa avviene? Non vieni sconsolato. Dal mondo riceverai solo. Lo spirito del mondo, no? Poi quando parla dei falsi,
più avanti lo Spirito Santo ci parla dei falsi, significa, quando si parla di falsi, 20 euro falso, giusto? Quando si parla di denaro falso, si parla che c'è un 20 euro vero e uno falso. Stiamo parlando di un 20, ecco, nel caso dei 20 euro, stiamo parlando di un 20 euro che si vuole spacciare per vero. Ma sta parlando, è un preambolo che parlerà anche di coloro che si spacciano per i veri, per coloro che diffondono, dice, dottrine, pensieri, filosofie, ragionamenti. State attenti che l'empio, l'opera dell'empio è all'opera, non si ferma mai. Quando si parla di falsità del denaro, cioè non è che dice, è impercettibile. Oggi la tecnologia è così cresciuta che tra un vero e un falso, un esperto, anzi una tecnologia, ma neanche, superano anche le tecnologie. Quindi quando si parla di falsità, di che cosa si parla? Di cose simili, di cose che si spacciano per vere. Cioè, noi dobbiamo avere coscienza che lo Spirito Santo, quando ci parla dei falsi, sono coloro che si spacciano per i veri e che diffondono spirito, diffondono pensieri, ragionamenti, spirito. State attenti, perché è veleno. Dice qua. Il veleno distrugge l'anima, la fa morire nel rapporto con Dio, nel rapporto con l'amore. Non è toccato dal veleno. Qual è? Cosa avviene? Inizia a venire meno il rapporto nel corpo di Cristo. Vedi, fratelli, sotto un'altra lente. Non è che sono diventati vampiri. E tu che sei vampiro. Tu bravi, fratelli, sono sempre bravi. Io amo il corpo di Cristo. Io, per esempio, no? E domani, quando sarò con i giovani, magari lo dirò a loro, no? Gli devo dare un indirizzo ai ragazzi. Noi abbiamo un centro. Il centro non è per gli altri, è primariamente per noi. Noi abbiamo l'opportunità di vivere in un centro dove regna la parola di Dio. Io lo dico. Noi abbiamo delle attività. Le attività primariamente sono per noi. Sono un servizio per noi. Se noi pensiamo che le cose non sono per noi, è sbagliato. Prima è per noi. Per noi. Per dare un servizio a noi. Noi dobbiamo usufruire. Se c'è, per esempio, io ora voglio fare qualsiasi cosa è in mezzo a noi, è per noi, per soddisfare, consolare la nostra vita. E questo è il principio. Noi abbiamo un'opportunità che altri non hanno, sfruttiamola. Giovani, voi avete un'opportunità che altri non hanno, non andate fuori a cercare, venite, portatele qui. Noi abbiamo il nostro centro, la nostra pizzeria, possiamo fare tutto qua in mezzo a noi. Perché andate fuori? Qual è il senso? Devi arricchire Faraone? Devi arricchire Erode? Sì.
Qual è il senso? Lode Gesù Cristo. Se non abbiamo coscienza, se a noi tutto ci sembra uguale, vuol dire che dentro di noi non c'è lo Spirito di Dio che valuta. E c'è poco spirito di valutazione. C'è poco spirito perché non si vive la fede. Magari si ascolta. Ma poi dice, amen. Ma dice qua, che tutti i misteri, tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti in Cristo. Poi dice una grande fesseria, poi è scritta una grande fesseria. O è una grande verità. O è una grande verità. Lode Gesù Cristo. Leggo un'altra traduzione. In lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Vi dico questo, queste cose, perché nessuno possa imbrogliarvi. In questa traduzione lo dice in maniera proprio all'uso nostro, all'uso quotidiano. Vi dico questo affinché nessuno possa imbrogliarvi con discorsi affascinanti. Sta dicendo che l'empio, quando cerca di convincere, è come quei venditori, quei grandi mega, io li ho conosciuti, non stai, grandi venditori di fumo. Sono i grandi venditori di fumo, che erano abili a raggirare le persone con i discorsi, in maniera, presentandosi in maniera molto bella, molto... con discorsi sapienti, con parole soave, con voce suadente, tutte tecniche studiate, per entrare e dominare l'anima, cioè e vincere dentro in quel momento nel proprio interesse. Ci sono delle tecniche, fanno corsi, sono aziende che fanno corsi, solo corsi, per addestrare le persone, per vincere nei ragionamenti, nella persuasione, per persuadere. E finché siamo nell'ecito, è una cosa buona, diciamo, quando si fanno tecniche di vendita, di persuasione, di eccetera, quando si è nel normale. Poi ci sono quelli che l'estremizzano, ecco, quelli lo usano con uno spirito per vincere. Lo Spirito Santo ci sta parlando di stare attenti ai discorsi, quali dice. Mi piace questo, dice che nessuno possa imbrogliarvi con discorsi affascinanti. Quello che ti convince, quello che ti bussa alla porta, poi ti ha convinto e ti sei comprato un'enciclopedia che vale 100 euro, 1000 euro. Questo è un esempio che avviene, è avvenuto e avviene sempre, no? Qui sono esperti nelle tecniche di persuasione. Ma ci sta parlando che di qualcuno che vuole vincere dentro di noi per persuaderci, per rompere i legami, i rapporti, i fondamenti
ci sta parlando di qualcosa di molto più importante. Qua non ci vuole vendere, non sta parlando di chi ci vuole vendere l'enciclopedia o qualcos'altro, ci sta parlando di qualcuno che vuole entrare dentro la nostra vita per sovvertire i principi. Quello è il PM. Quello è il nemico. Quello che viene per sovvertire ciò che Dio ha pagato con il sangue. Quello. Per attrarre a sé. Qual è il fine, no? Se un missionario di Cristo, un mandato di Dio, non dirà mai a un'anima di questa chiesa, vieni nella mia chiesa. Tanto per io, se sento che un mio amico, un mio parente, un mio, vai un altro, io sono contento. Gli dico vai, anzi, sono amico io dei mandati. Perché il diavolo deve distruggere. Egli ha un obiettivo, distruggere l'opera di Dio. È stata pagata col prezzo di Gesù Cristo. L'opera di Dio dentro di noi vale la persona di Cristo, vale Cristo. Capisci? Vale Cristo. Anche, continua l'Apostolo Paolo, sempre un uomo, anche se con il corpo sono lontano, con la mia mente, col mio spirito sono in mezzo a voi e sono contento di vedere che vi comportate bene e che restate saldi nella fede in Cristo. Poiché avete accolto Gesù Cristo il Signore, continuate a vivere uniti a Lui, come alberi che hanno in Lui le loro radici, come case che hanno in Lui le loro fondamenta. Tenete ferma la vostra fede nel modo che vi è stato insegnato. Quando viene qualcuno per sovvertire la fede, chi che sia, e sovverte le cose della fede, gli insegnamenti della fede, lo dice qua. Statevi attenti. E ringraziate continuamente il Signore, fate attenzione che nessuno vi inganni con ragionamenti falsi e maliziosi. Sono frutto di una mentalità umana o vengono dagli spiriti che dominano questo mondo. Mi è piaciuta questa traduzione perché sono ragionamenti frutto dagli spiriti che dominano questo mondo. Allora, vivere il regno di Dio, vivere Cristo, significa vivere il regno di Dio. E chi vive il regno di Dio dentro e fuori? L'Apostolo Paolo viveva il regno di Dio dentro e fuori. Stiamo parlando di persone, sta parlando di persone che diffondono, che fanno discorsi e discorsi maliziosi che sono frutto, dice, vengono dagli spiriti che dominano questo mondo. Che significa? Tu li potrai anche riconoscere dalla loro vita, e che vita fanno. Se vivono Cristo o vivono il mondo. Lode Gesù Cristo.
solitamente questi non si sa né da dove vengono né dove vanno, tengono nascosta, hanno un'aria di tenebria, si muovono celando da dove vengono, invece i mandati sanno da chi sono stati chiamati e perché. E l'apostolo Pietro dice: voi siete la mia lettera. E noi abbiamo una raccomandazione da parte del Signore. Non è un discorso, sto facendo pro Pastore Tony, è lo Spirito Santo. Dobbiamo stare attenti ai ragionamenti, alle parole che ascoltiamo, da dove provengono, e tu potrai riconoscere lo spirito da dove proviene. Cosa vivono costoro? Vivono l'amore? Vivono la comunione? Vivono il servizio? Amano le anime? Solitamente sono persone che non sappiamo. Hanno quelli che sovvertono, solitamente sono personaggi soli, staccati, che vivono il distacco da ogni cosa e sono soggiogati da spiriti immondi, oppressi, depressi, e diffondono e vengono usati per la loro capacità oratoria di ragionamento nel distruggere l'opera di Dio. Stiamoci attenti. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Non accettate dentro di voi manco mezza parola, zero. Il problema non è ascoltarli, è accettare ed essere stati convinti da loro. È un veleno. È il veleno, quello è il veleno. Non sono pensieri che vengono da Cristo. Ragioniamo. Il pensiero di Cristo. Cristo non cerca il bene. Non cerca la salvezza. Cosa cerca, Signore? Qual è l'obiettivo di Cristo per un'anima? Non vuole che sia collegata a Lui? Qual è l'indirizzo dell'Apostolo Paolo? Qual è l'indirizzo dello Spirito Santo? Essere uniti nel corpo di Cristo per vivere l'amore, per essere consolati. La consolazione ci viene dal Signore. Vedi? Solitamente sono personaggi che non hanno un seguito, che vivono una vita errante per trovare il seguito. Lode Gesù Cristo. E quando li trovano, quando li formano, li rendono peggio di loro. Cristo è al di sopra di tutte le autorità e di tutte le potenze di questo mondo. Dio è perfettamente presente nella sua persona e per mezzo di Lui. E anche voi ne siete riempiti. Alleluia. Guarda che cosa meravigliosa. Noi siamo riempiti del suo spirito. Alleluia. Lo Spirito Santo vuole riempire la nostra vita. E lo Spirito di Dio riempie, consola, riempie di amore. Sai cosa mette dentro lo Spirito di Dio? Amore.
solitamente questi empi svuotano, fanno discorsi che ti svuotano. Mai capitato qualcuno che ti svuota? Ti senti poi dopo un poco vuoto? Hanno un demone dentro che ti svuota, ti succhia. Unite a Lui avete ricevuto la vera circoncisione. Unite a Cristo avete ricevuto la vera circoncisione. Non quella fatta dagli uomini, ma quella che viene da Lui e che ci libera dalla natura corrotta. Vedi, noi siamo circoncisi nello Spirito. Cioè, chi vive l'unità con lo Spirito Santo è un circonciso nello Spirito. Cioè, viene liberato. E ha il potere di dominare lo spirito della carne. Devi vivere Cristo. Sai qual è l'inizio? Vivere Cristo. Vivere la comunione. Vivere la comunione con il corpo di Cristo. Io ho gioia. Io ho promosso... noi su WhatsApp abbiamo un gruppo, no? Che è nato con una gita. È un gruppo nato, è nato un po' di anni fa, quando siamo andati. A me fa piacere, non è che per forza io devo postare. Ci sono non vi affliggete se non può, ma io controllo, vedo, eh? E ho piacere quando voi ci entrate, comunicate fra di voi. Mi dispiace quelli che escono, quelli mi dispiace, quelli che si infastidiscono, che non hanno capito il senso. Poi uno può mettere in silenzioso e quindi quando il gruppo è grosso, mi dispiace per coloro che non hanno capito il senso delle cose di Dio. Cercate il senso delle cose di Dio, non cercate solo il vostro interesse, le cose vostre. L'interesse mio e del mio, cerca le cose di Dio, perché poi troverai la tua consolazione, la tua forza, la tua fede. E nel corpo di Cristo, con i fratelli, non guardare i fratelli negativi, guardali, i fratelli, nei fratelli c'è l'amore di Dio. Impara a vedere il bene, non il negativo. C'è il negativo, non è che non c'è, ma Dio ci fa vedere le cose buone. Lo Spirito Santo, sai che cosa? Esalta il bene. Impara a esaltare e non farti vincere dal diavolo che per non vedere non vengo, non vengo così, non vedo, sto a casa, sto solo, sto sola, non vengo, non vedo. Dice, guarda, io, dai, per vincere non vengo. Così non vedo, non sento. Però poi iniziano gli attacchi del diavolo, i pensieri, i dardi infuocati dal maligno. E lì se non c'è, se non hai la protezione di Dio, di Cristo, sei come in un safari, pieno di cacciatori, e tu sei là che non hai dove nasconderti. Alla mercé di tutti. Gli spiriti immondi ti inseguono, anche se ti sei chiuso da qualche parte, e ti distruggono. Se non hai, se non vivi Cristo, che l'unica barriera è Cristo, l'unica difesa è Cristo, capite? Qua si sta predicando per la vita, non per che poi non c'è nessun utile. L'utile è nostro, è vostro. L'utile di vivere Cristo è nostro. Tu puoi stare a casa benissimo, non è che a me cambia tanto. Puoi stare lontano. Però poi sorgono i problemi. Lode Gesù Cristo. Vivi Cristo. In Cristo tu vivi pienamente l'amore di Dio.
Alleluia. Infatti, quando avete ricevuto il battesimo, siete stati sepolti insieme con Cristo e con Lui siete risuscitati, perché avete creduto nella potenza di Dio che ha risuscitato Cristo dalla morte. Un tempo, quando voi eravate pagani, pieni di peccati, eravate addirittura come morti. Ma Dio, che ha ridato la vita a Cristo, ha fatto rivivere anche voi. Egli ha perdonato tutti i nostri peccati. Contro di noi c'era un elenco di comandamenti che era una sentenza di condanna, ma ora non vale più. Dio l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Così Dio ha disarmato le autorità e le potenze invisibili e le ha fatte diventare come prigionieri da mostrare nel corteo per la vittoria di Cristo. Nessuno dunque vi condanni più a causa di quello che mangiate e bevete, o perché non osservate certi giorni di festa, di sabato o di luna nuova. Tutte queste cose sono soltanto un'ombra di quella realtà che doveva venire, che è Cristo. Non lasciatevi condannare da gente fanatica, che si umilia per adorare gli angeli, che corre dietro alle visioni, che si gonfia di stupido orgoglio nella sua debole mente. Questa gente non rimane unita al capo, cioè a Cristo. Questa gente non rimane unita al capo, a Cristo. Mentre è Cristo che tiene unito e compatto tutto il corpo. Guarda che, vedi qual è la garanzia di Cristo? È il corpo. Cristo tiene unito il corpo. Per mezzo delle giunture e dei legami, e gli dà nutrimento e le fa crescere così come Dio vuole. Voi siete morti con Cristo e siete state liberate dagli spiriti che dominano il mondo. Allora, perché vivete come se la vostra vita dipendesse ancora da certe regole imposte da questo mondo? Perché vi lasciate dire: questo non si può prendere, quello non si può mangiare, queste cose non si possono toccare? Alleluia, gloria a Gesù Cristo. In Cristo, guarda, chi tiene unito il corpo di Cristo è Cristo stesso. È Cristo stesso che sta provvedendo e sta cercando di nutrire tutto il corpo di Cristo e di tenere unito attraverso le giunture, i legami. Dio ci crea legami, i legami che tengono unito il corpo di Cristo. Chi vuole spezzare i legami del corpo di Cristo non è certamente Cristo. Sto parlando di quella gente che non è unita a Cristo. Lode Gesù Cristo. Cristo vuole tenere unito ognuno di noi nel suo corpo affinché noi veniamo fortificati nell'amore, per giungere alla piena conoscenza e intelligenza delle cose sue. Vedi che cosa vuole fare? Vuole fare il Signore? Vuole tenere uniti e farci giungere alla piena conoscenza di Cristo affinché noi potessimo vivere non più nel mistero, ma nella rivelazione. Lode Gesù Cristo. Vedi, il corpo di Cristo vive la rivelazione. Alleluia. Ma c'è un nemico, fratelli, c'è un nemico. C'è sempre il nemico. Se lo Spirito Santo ce lo dice, non è che questo è per qualcuno, è per ognuno di noi. Ognuno di noi è come una pecora, dice, come davanti a chi lo tosa, cioè sempre davanti a chi rischia di uccidere la pecora. Noi siamo sempre nella lotta, ma se siamo uniti con Cristo,
L'empio non può toccarci. E egli ci vuole toccare, abbiamo visto in questa lettera, attraverso il ragionamento, i discorsi affascinanti, le filosofie, i pensieri, che non vengono da Cristo, ma provengono dallo spirito del presente secolo. Queste persone sono legate al mondo, non a Cristo. Tu li potrai riconoscere dal loro legame, da quello che fanno, da quello che vivono. Prima di credere a qualcuno, vedi da dove viene, chi lo manda. Prima di accettare una parola di fede, stiamo parlando parola di fede, perché queste parole sovvertono tutta la nostra vita. Sono parole che distruggono e che contaminano la vita del cristiano. Noi dobbiamo stare ben attenti. Lode Gesù Cristo. Io mi ricordo, ne ho avuto esperienza, anche da giovane, di persone che poi ho incontrato nel mondo di Dio, in altre chiese evangeliche. Io ho sempre onorato come persone che hanno fatto il bene, ma non ho mai accettato il loro spirito, cioè non ho mai accettato una parola, una. Mai. Non ho mai fatto quello che mi hanno detto nello spirito, mai. Perché il fare significa accettare. Non ho mai accettato mezza parola. Per grazia. Io dico, Signore, è una grazia, Signore, è una grazia. Non accettate. Certo, è un'afflizione, no? Si sono afflitti con me, non è che sono stati gioiosi con me, si sono afflitti, poi gli è passato. Rimani fermo, egli fuggirà da te. 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 Lode Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Io ho iniziato prima questa sera. Domani c'è l'incontro con i giovani. Lo faremo verso le ore 17. Va bene? E così io, qualcuno ha qualche testimonianza, la sente domani? Testimonianza di fede. Abbiamo, non è un culto, a me piace con i giovani che loro possono avere un momento, possono chiedere, parlare, che vivono una loro crescita, una loro... per grazia, non è che sono, io dico, Dio mi dà, io vi do, è il Signore che dà, è il Signore che risponde, lode Gesù Cristo, per fortificarci, perché c'è uno che ci vuole indebolire, ed è lo spirito del presente secolo, che opera, che è mandato da Satana il diavolo, fratelli, lo spirito del presente secolo, fa parte del regno di Satana. Non accettate parole. Noi viviamo, ma noi portiamo la parola. Non accettiamo le parole. Non accettiamo i ragionamenti. Non accettate. Statevi fermi nella fede. Ed egli fuggirà da voi. Andrà via da voi. Andrà via, perché quando vede che si affligge e grida, non ti preoccupare, non muore. Vuole fare impietosire, discorsi affascinanti, pietosi, ti tocca, magari avviene, ti tocca nell'orgoglio, a volte non ti tocca nell'orgoglio, nelle parti più sensibili, perché il diavolo conosce i punti deboli, sa dove
chissà dove o carichi. Ma tu affidati al Signore. Affidati al Signore. Egli fortifica il corpo di Cristo, ci lega ancora di più, per farci diventare forte nell'amore. C'è un amore forte che, vede, il diavolo non ci può separare, non perché se qualcuno fa qualcosa uno viene separato dall'amore. Se tu o tuo figlio che fa il monello, che fai? Lo caccia di casa, via via. Lo dici, casomai glielo dici, ma poi il controllo, diciamo, dove sei? Torna, sei pentito. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Allora.